abbiamo tre calciatori che sono in scadenza un anno e che hanno degli stipendi molto elevati. Questi calciatori sanno già che il Frosinone gli ha fatto sapere che non può pagare questi stipendi. Per cui o si va a condizioni di rinnovo che siano, diciamo, compatibili con le esigenze economico-finanziarie del Frosinone, oppure questi giocatori debbono uscire. E naturalmente la società si sforzerà di trovare tutte le soluzioni possibili e immaginabili. Nel caso di uno di questi tre, per esempio, noi avremmo già una società che a parità di condizioni li prende, capito? Per farvi capire come sta gente, c'è qualcuno che ci pensa anche a queste cose, cioè, capito? Non è che dovrebbe prendere, che ne so, la macchina, venire qui, firmare e andare, anche perché è una società di serie A, e invece c'è sempre qualcuno qui che sta provando a speculare, a vedere se rubacchia un altro 1000 euro di qua, 2000 euro di là, 3000 euro di qua. Ecco, io su questo vi voglio essere chiaro. In presenza di queste situazioni e di calciatori che rifiutano situazioni di questo genere, la società sarà durissima, nel senso che prenderà gli altri calciatori e li metterà fuori rosa, questi qui. In modo chiaro. E lo dirà anche alla gente. Cioè, nel momento opportuno diremo anche ai tifosi i nomi e i cognomi di questi soggetti. L'ultima cosa che volevo dirvi è che non faremo la campagna abbonamenti, naturalmente, perché non siamo nella condizione di poter fare delle previsioni e manco possiamo permetterci di esporci, prendere degli impegni e poi non poterli soddisfare. Per cui stiamo vedendo di trovare delle posizioni o delle situazioni che possono essere condivise anche con i gruppi organizzati, nel senso di garantire una partecipazione allo stadio quanto più ampia possibile.